Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Punk. Oggi vi voglio parlare di questo genere musicale perché per me è stato fondamentale. Quindi oggi vi voglio spiegare il perché è stato così importante per me e vi voglio mostrare quattro groove di questo genere che vi possono aiutare non tanto. Tantissimo. Prima di cominciare col video, però, come al solito, vi invito sempre ad iscrivervi al canale. In più, vi ricordo che oggi ci sarà un PDF. Come al solito, quando ci sono dei groove, dei fill, delle cose suonate, vi ho scritto il PDF scaricabile qui sotto. Trovate il link che vi riporta al sito GasTube. Nel dubbio, voi fate anche un giretto sul sito GasTube, che è figo e sono cambiate un po' di cose, eccetera, eccetera. Comunque, intanto vi scaricate il PDF. Direi che possiamo partire. Il punk per me, soprattutto da ragazzino verso i 14, 15, 16 anni, è stato veramente molto importante. Lo ascoltavo tantissimo, lo suonavo, comunque provavo a suonarlo. Perché? Perché questo genere qui non è così semplice da suonare. È un genere molto veloce che sembra semplice, ma in realtà poi quando vai a suonarlo capisci che non lo è per niente. E secondo me le difficoltà tecniche sono principalmente due: la mano destra, che è la mano che va sul Charleston o sul Ride, che deve andare molto molto veloce, e la cassa fa delle figurazioni ritmiche molto complicate e quindi bisogna allenarla molto bene per riuscire a suonare questi groove. Perché sono groove che teoricamente non sarebbero così difficili se fatti lenti, sono groove normalissimi che può fare chiunque. Il problema di questo genere è proprio la velocità. Ma se ci mettiamo a studiare questo genere, se ci mettiamo a studiare questi groove che vi farò vedere oggi, potremmo migliorare tantissimo. Ad esempio, io sono migliorato principalmente con la mia cassa, i miei doppi colpi di cassa principalmente sono migliorati tantissimo proprio anche grazie a questo genere, grazie a questi ritmi. Oggi ho quindi deciso di farvi vedere questi quattro ritmi che secondo me sono un po' i ritmi principali del punk, quindi i groove che possiamo trovare di più nel momento in cui andiamo a suonare una canzone di questo genere, e ve li voglio proporre perché magari tanti di voi possono avere problemi come avevo io ai tempi con i doppi colpi di cassa, con il controllo del piede destro. Quindi, che ne so, io vi lascio questi groove. Secondo me, se li fate, se li studiate bene, potete migliorare moltissimo. Partiamo dal groove numero 1, l'avete sentito veloce, poi dopo ovviamente ve lo faccio sentire anche più lento, ma come funziona? Come quasi tutti i groove punk, il Charleston per prima cosa è in quarti, cioè non è in ottavi come siamo abituati a sentire di solito in un groove. Se noi pensiamo a un groove normale, a un groove rock, a un groove pop, a un groove di quelli che sentiamo di solito, il Charleston è sempre in ottavi, quindi suona in questo modo. In questo caso il Charleston è in quarti, quindi significa che tra virgolette suona alla metà della velocità di prima. Cioè, se io facessi lo stesso groove di prima ma il Charleston in quarti, suonerebbe così. E voi mi direte, sì, ma che senso ha fare il Charleston in quarti in un groove del genere? Nessun senso. Infatti questo era solo un esempio per farvi capire, ma nel punk è una cosa fondamentale fare il Charleston in quarti e non in ottavi, perché molte volte la velocità è talmente elevata che fare il Charleston in ottavi sarebbe troppo troppo veloce, che magari riusciremmo a fare per qualche battuta, ma sicuramente non per 3-4 minuti di canzone. In più, non sempre, ma molto spesso, e nei groove che vi ho fatto oggi è proprio così, il Charleston non è proprio chiuso chiuso, ma è un pochettino aperto in questo modo. Attenzione che però questo non significa aprire il Charleston completamente, significa aprire il Charleston un pochino solo, per dare questo senso di suono un pochettino più pastoso del groove. Quindi semplicemente, anziché suonare il Charleston super chiuso, apritelo un po', ma veramente 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 poco. Poi cassa e rullante invece fanno uno schema molto molto semplice se visto piano. Lo schema di cassa e rullante è questo. Ma come vi ho già detto 60.000 volte dall'inizio del video, lo schema è semplice, ma il problema è poi portare la velocità. Quindi partite a suonarlo lentamente con il Charleston in quarti, oppure all'inizio, se avete problemi, suonatelo pure anche con il Charleston in ottavi, per capire com'è lo schema, per capire qual è il ritmo in generale e come dovrebbe suonare. Nel momento in cui riuscite a capire come funziona, allora cercate di suonare il Charleston dimezzato. Questo lo dico soprattutto per i batteristi che sono alle prime armi, perché ovviamente suonare il Charleston in ottavi con questo schema di cassa rullante è abbastanza semplice, perché tutti i colpi di cassa rullante vanno insieme al Charleston. Nel momento in cui invece il Charleston suonerà in quarti, il rullante continuerà sempre ad andare insieme al Charleston, ma la cassa sarà ogni tanto col Charleston, ogni tanto da sola.
Quindi anche se proprio adesso il groove ve l'ho fatto sentire un po' più lento, ve lo faccio comunque sentire bene lento e poi passiamo al secondo groove. Secondo groove e in generale tutti i groove che vedremo hanno la particolarità sempre del Charleston in quarti, proprio per quella questione della velocità che vi spiegavo prima, ma gli ingredienti di cassa e rullante cambiano un pochettino, cioè più che altro l'ingrediente di cassa, anche perché in realtà appunto in tutti i groove che vi faccio vedere, ma poi in generale in questo tipo di groove, solitamente è la cassa che cambia, Charleston e rullante più o meno rimangono sempre uguali. In questo caso non abbiamo doppi colpi che quindi ci rendono la vita difficile, ma la difficoltà sta nel fatto di riuscire ad incastrare i colpi tra cassa e Charleston nella maniera corretta, perché praticamente in un punto del groove il Charleston deve stare perfettamente tra una cassa e l'altra, e come al solito essere super precisi a questa velocità può non essere semplicissimo, ma sicuramente è più semplice che essere precisi a questa di velocità. Quindi il consiglio più o meno è sempre lo stesso, fatelo molto molto lentamente e fate attenzione soprattutto a questi tre colpi di cassa, Charleston e cassa, ovviamente anche il resto dei colpi devono essere perfetti, ma state attenti soprattutto lì, perché è lì la principale difficoltà del groove. Quindi guardando sempre più la qualità della quantità vedrete che pian pianino riuscirete a portarlo alla velocità che volete. Nel groove 3 in realtà non c'è molto da dire, perché praticamente abbiamo gli stessi ingredienti del primo groove e del secondo groove messi insieme. La cosa importante che differenzia questo terzo groove dai primi due è il fatto che questo ritmo sia una ripetizione non più di una sola battuta come prima, ma di due battute. Quindi noi avremo una battuta in un modo, una battuta in un altro, e poi queste due battute insieme verranno ripetute nel tempo. Invece nei groove prima, nel numero 1 e nel numero 2, avevamo sempre una sola battuta che veniva ripetuta. Il consiglio che vi do adesso in questo groove, ma in generale in tutti i groove, è quello di non pensare troppo come funziona la coordinazione, quando ci sono cassa e Charleston insieme, il rullante dove va, eccetera. All'inizio, per i batteristi alle prime armi, fate anche così per capire bene come funziona il groove, ma in generale successivamente cercate di non pensare più al Charleston, ma pensare solo a cassa e rullante, e quindi andarvi a cantare quello che devono fare cassa e rullante nella vostra testa. Ad esempio in questo caso canterete tumpa tutupa tumtupa tutupa tumpa tutupa tumtupa tutupa. Pensate solamente a questa cosa qua, perché sennò andate a riempire troppo il cervello di pensieri, di cose, ed è poi un problema. Il quarto groove, cioè quello che vi ho fatto vedere adesso, è sempre un groove composto da due battute che si ripetono, e la difficoltà principale è che abbiamo tanti doppi colpi di cassa. E voi mi direte, sì vabbè, ok, ma anche nel primo groove avevamo tanti colpi di cassa. Vero, ma nel primo groove avevamo cassa singola e poi cassa doppia. Invece adesso non abbiamo mai una cassa singola, abbiamo sempre solo cassa doppia fino all'ultima parte del groove, dove invece abbiamo due casse singole, diciamo. Poi appunto, scaricando il PDF, raga, è molto più semplice, così ve lo vedete scritto e capite meglio. Quello che dobbiamo pensare nella nostra testa adesso è tutupa 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 tutupa. Pensiamo questo, mi raccomando, pensate sempre cassa e rullante e basta.
Quindi il video direi che può finire qua. I quattro groove direi che ve li ho fatti vedere. Spero di essere stato abbastanza chiaro nello spiegarvelo, ma comunque vi ricordo che se non sono stato abbastanza chiaro, per prima cosa mi potete scrivere qui sotto nei commenti qualsiasi domanda, qualsiasi cosa, e comunque qui sotto in descrizione c'è sempre il link al PDF da scaricare, quindi magari se non avete capito qualcosa provate a scaricare il PDF, poi se ancora avete delle domande mi scrivete qui sotto nei commenti, ma comunque qui sotto scrivetemi lo stesso qualcosa su questo video, su altri video, ditemi cosa ne pensate, ditemi se voi suonate punk, se vi piace questo genere, se questo genere vi ha aiutato per la cassa, per il rullante, per cosa vi ha aiutato, se vi ha aiutato, se vi fa schifo scrivetemi mi fa schifo questo genere, scrivete un pochettino anche quello che volete. Io oltre questo vi ricordo di iscrivervi ancora al canale, di andare sui miei social Instagram e Facebook, e basta, direi che potrei finirla anche qui, quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao.